Benvenuti, siamo con Pino Ussorio, candidato al Consiglio Comunale dell'Aquila nella lista del PDL. Benvenuto. Grazie. Allora, lei che ha un'esperienza in Forza Italia, una lunga esperienza in Forza Italia. 1994. Quindi dagli esordi. È la dimostrazione che il PDL non è formato solo di ex AN, c'è anche una parte moderata. Sicuramente sì, anche se la parte moderata attualmente è in minoranza rispetto a quello che era Alleanza Nazionale, perché in effetti molti sono usciti e hanno aderito ad altre liste pensando che molto probabilmente gli spazi fossero maggiori, e quindi hanno snaturato un po' quello che era il PDL, perché in effetti il PDL è nato con una forza maggioritaria che era Forza Italia e con una forza minoritaria che era Alleanza Nazionale. Il famoso rapporto 70-30. All'Aquila invece purtroppo le cose si sono invertite, anzi forse stiamo all'80 e 20, quindi ci è sembrato doveroso, ma non solo a me, anche con gli altri che sono rimasti dentro il PDL, ci è sembrato doveroso accettare questa candidatura, perché comunque volevamo che rimanesse all'interno del PDL la parte moderata. Bene, lei è stato fra il 2002 e il 2007 capogruppo di Forza Italia. Sì, ho chiuso la legislatura come capogruppo di Forza Italia. Come capogruppo, all'epoca il sindaco era Biagio Tempesta, c'era una maggioranza di centrodestra. Sicuramente politica. E c'era una giunta prettamente politica, appunto. Mentre se dovesse passare il vostro progetto, quello che vi vede legati alla candidatura del professore Pierluigi Properzi, si andrà forse verso un esecutivo con altra natura, di natura tecnica probabilmente. Sicuramente, ma io sono convinto, e il senatore Piccone, che ringrazio per avermi proposto la candidatura, propose appunto una candidatura tecnica, perché forse l'Aquila in questo momento ha bisogno che tutti i partiti politici stiano insieme per questa ricostruzione, che mi sembra iniziata ma ancora va molto lenta. Beh sì, questa è una delle critiche che maggiormente Properzi ha lanciato sia alla governance ma anche al sindaco in carica Massimo Cialente, tant'è vero che lo slogan è fare presto, è una delle cose. Qual è il pregio maggiore di Properzi, lei che lo ha conosciuto? Allora, mi sembra un ottimo professionista, quindi un ottimo tecnico, forse potrebbe risolvere i problemi inerenti alla ricostruzione, forse uno dei difetti è che è meno politico, e quindi essendo un tecnico si presenta meno bene di altri politici abituati a stare sulle telecamere da lungo tempo. Però ha un mese di tempo per recuperare il terreno. C'ha un mese, ma chi lo conosce sa benissimo le qualità tecniche della persona, e quindi è un professore universitario, un affermato professionista, quindi è chiaro che quello conta. Senza nulla togliere agli altri cinque candidati, i due maggiori competitori di Properzi saranno, almeno stando alle proiezioni, Massimo Cialente, certo, e Giorgio De Mattesi. Certo. Quali sono le critiche che voi fate all'uno e all'altro? Per quanto riguarda la coalizione di sinistra, forse è stata un po' troppo litigiosa, è chiaro che forse si sarebbe potuto fare qualcosa in modo migliore, qualcosa in modo più veloce, però oramai siamo a questo punto. Per quanto riguarda l'altra componente, quella di Matteis, mi sembra piuttosto un'armata a Brancaleone, perché io sinceramente non riesco a capire la componente di destra insieme con la componente verdi, quindi di sinistra, varie anime, Casa Pound all'interno, quindi mi sembra che sia fallito un po' quello che è il progetto di Berlusconi, con i due blocchi contrapposti dove uno faceva e l'altro era l'opposizione. In questa maniera mi sembra che sia venuto meno quel progetto, e a me dispiace molto perché ci credevo molto e ci credo ancora tuttora. Lei ha una esperienza non soltanto quella ricordata da capogruppo ma anche di lungo corso come dirigente politico, diciamo, quindi sarà sicuramente una colonna portante nel caso in cui dovesse essere eletto e nel caso in cui Properzi dovesse diventare sindaco della città, e quindi probabilmente avrà bisogno soprattutto di consigli di persone come lei. Qual è il consiglio che si sente di dare e quali sono le cose secondo lei che andrebbero fatte sin da subito? Oggi al sindaco Properzi direi
di creare un consiglio comunale uniformato a un progetto, tutto il consiglio comunale uniformato a un unico progetto, tutti i consiglieri devono mirare alla ricostruzione senza divisioni partitiche, senza divisioni di interesse e di persone. Questo per me è fondamentale, quindi io lavorerò affinché in Consiglio Comunale ci sia la massima condivisione sui problemi. Sì, che è un po' il messaggio che lanciò in effetti il coordinatore regionale del PDL, certo, il senatore era Piccone, l'unico... quando disse in tempi non sospetti, diciamo, certo, serve un tecnico alla Monti per l'Aquila, certo, quindi ricreare questa unità dovrà essere un obiettivo del nuovo sindaco. È l'unico obiettivo che dovremo avere tutti quanti coloro che siederanno in Consiglio Comunale. Grazie. Benissimo.